Buongiorno a tutti i collezionisti di orchidee che, come me, hanno sognato e continuano a sognare una bella serra dove poter coltivare con successo e con facilità le loro orchidee. Eccola qui, ve la presento, questa è la serra orchidea, un anno dopo la sua inaugurazione o comunque un anno dopo la sua installazione. Come potete vedere, sta ancora vestendo i suoi abiti estivi, perché sappiamo tutti che le orchidee hanno bisogno di un clima con molta umidità, con temperatura costante per diverse ore al giorno, ma anche di ombreggiatura, perché quasi tutte vivono in ambienti ombreggiati e quindi l'ombreggiatura è uno dei problemi più importanti da risolvere quando si vuole costruire una serra per coltivare orchidee. Come vedete qui, la rete ombreggiante è scura. Avevo fatto un tentativo nel momento dell'installazione di usare la rete ombreggiante chiara, bianca, per evitare che il calore si venisse attratto dal colore nero della rete, però ho visto che con la rete bianca, seppur venduta con un coefficiente del 75% di ombreggiamento, nella buona sostanza non riusciva a crearmi quel clima e quell'ombreggiatura ideale per le orchidee. Sono passato a questo tipo di ombreggiatura. Vedete il tetto, la rete è rialzata di una trentina di centimetri, appunto per evitare che il calore si incunei fra la rete e il policarbonato del tetto. La parte alla vostra sinistra è ombreggiata con rete addirittura del 75% perché è esposta a sud ed è strutturata con vetrocamera, quindi grande abbondanza di luce che entra, conseguentemente grande abbondanza di ombreggiatura, perché altrimenti dentro in serra sarebbe entrata troppa luce e le piante ne avrebbero sofferto. Eccola qui, vi accompagno all'ingresso. Come vedete, nella parte anteriore l'ombreggiatura delle pareti in vetro è stata realizzata con del tessuto, non tessuto bianco, che filtra la luce delle due vetrate principali e con dei reticoli in uso nelle verande, nelle tapparelle per tagliare la luce. Qui si sta entrando nella bellissima serra che poi andremo a illustrarvi passo passo, dal momento dell'installazione fino al momento della messa in opera. Ma nel frattempo, benvenuti all'interno della serra orchidea vista dal di dentro. Come vedete è già piena di piante, di orchidee, quasi tutte orchidee, ma insieme alle orchidee convivono anche le tillandsie e altre specie che in buona sostanza nel clima e nell'ambiente naturale sono praticamente amiche di habitat delle orchidee. Ecco qui davanti a voi una bella vista di Trichoglottis filippinensis in fiore. Siamo nella parte destra della serra. Come vedete si guarda fuori. È un po' offuscato il vetro, appunto perché qui dentro c'è l'umidità che le orchidee richiedono, non certamente quella che, anche seppur abbastanza umido il nostro ambiente, non consente a loro di vivere in maniera accettabile, buona, perfetta. Comunque già l'effetto da di dentro che guarda fuori è quello di avere una continuità fra l'interno e l'esterno, e questo è il pregio enorme delle vetrate in vetrocamera. Potremmo anche installare policarbonato, pannelli in policarbonato, avremo meno problemi di ombreggiatura, ma sicuramente dovremmo rinunciare a questo tipo di spettacolo verso l'esterno. Quindi chi installa la serra in un giardino, penso che sia più utile installarla con le pareti in vetrocamera.
Adesso faccio un po' di silenzio e vi accompagno. Fate finta di essere voi che camminate all'interno della Serra Orchidea. Buona visione. Ecco, i rumori che sentite sono quelli dell'impiantistica importante. Scusate che chiudo la porta d'ingresso. Adesso è in funzione il cosiddetto fog. Con la porta aperta l'umidità era scesa al di sotto del 70%, temperatura che io ho ritenuto utile e valida per la coltivazione. Chiaramente, aprendo la porta, è entrato un po' di clima cosiddetto secco e la pompa che produce la nebbia è intervenuta automaticamente per riportare l'umidità nelle condizioni ottimali. Non so se riuscite a vedere gli ugelli che spruzzano l'acqua micronizzata, ecco, si è fermata. Chiaramente noi a questo punto abbiamo raggiunto quei famosi 70% di parametro. Per la verità adesso siamo a 74 abbondanti, comunque c'è un'oscillazione di 5 gradi che io ritengo abbastanza accettabile, anzi utile, perché altrimenti la pompa si attaccherebbe ogni piezo spinto. Guardiamoci un po' di orchidee in fiore, che non mancano mai in questa piccola ma eccezionale serra. Il clima è veramente ottimale, lo potete vedere anche dalla salute delle piante, dalle radici sempre ben sviluppate. La fioritura non potrà mai essere al 100% perché ci sono 12 mesi nell'anno e nell'arco dei 12 mesi dovremmo sempre avere delle piante fiorite. Quindi non fatevi abbagliare da quelle serre che vedete piene di fiori, quelle sono serre commerciali con le piante messe lì per vendere e quindi saranno tutte fiorite. Qui si vedono orchidee che stanno preparando la fioritura, tipo questo Catasetum. Altre orchidee che stanno sviluppandosi in maniera eccezionale, tipo questo Dendrobium, di nome modesto, ma non pare tanto modesto nella sua vegetazione. Andando un po' alla ricerca di qualche fiorellino, ecco qui un Bulbophyllum che sta richiamando l'attenzione, una bellissima Phalaenopsis violacea, bella, bella, veramente perfetta. Questa terricola impollinata e pronta per essere portata a semina. Eccolo qui un Oncidium cosiddetto orecchia d'asino, pronto con lo stelo fiorale, che spero si decida a mostrare i suoi fiori per la mostra di Schio, che adesso che vi sto parlando la mostra è qui già in essere, quindi scopritelo se questa pianta è riuscita ad aprire i suoi fiori. Oggi siamo il 17 di settembre, quindi ci sono 10 giorni davanti. Eccolo qui un Angrecum Eclairianum con il fiore pronto per essere a sua volta impollinato e con il fiore che si è aperto una ventina di giorni fa, un mese fa, già fecondato dal biologo di fiducia Diego Ivan, che sta cercando di mettere a punto un programma di semine per salvare appunto quelle piante che si ritiene siano più importanti e che si ritiene siano un po' in pericolo e che debbano essere salvate. Eccola qui un'altra,
la Phrenopsis buissoniana, abbastanza rara nelle collezioni e abbastanza difficile da trovare. Anche qui abbiamo impollinato un fiore e chissà poi se le cose andranno avanti. Per il momento si procede bene con la semina e con la crescita della capsula impollinata. Ecco qui un po' di miniature perché in questo periodo, che la temperatura sta andando un po' giù, abbiamo tantissime miniature in fiore. Le Phrenopsis, Restrepie, una Polistachia. Il campione proprio della miniatura, questa bellissima, scusate non ricordo il nome, Pleurotalis niveo globula, appunto dalla forma dei fiori che sembrano piccole palline bianche di neve. Adesso vediamo piante in grande sviluppo, come dicevo, qualche tillandsia. Quel che resta di una splendida fioritura di Oncidium equitant, scusatemi, io continuo a chiamarli Oncidium, voi sapete che hanno un altro nome di genere, ma poco importa a noi. Maxillaria variabile, sempre in fiore, praticamente quest'anno non l'ho mai vista senza fiori. L'angolo fresco delle mastevaglia, delle pleurotalis, qualche tillandsia, qualche specie in, per così dire, in ambiente protetto. E poi tante Dracula che vedremo fiorire, speriamo. Ecco, eccone qua una, eccola qui, vedete. La Dracula Carderi, bella anche questa, bella. Angraeco disticum, una palla di vegetazione, ogni tanto si degna di fare i fiori, di fiorire, quindi aspettiamo, non è molto generoso per la verità, ma è bello, e quindi anche lui ha diritto di vivere in questa stupenda serra. Ecco una vanda stupenda. Io direi di chiudere qui la visita, invitandovi a contattare chi questa sera l'ha costruita, cioè Luca Bedin, titolare di Serre e Giardini, una persona veramente disponibile con la quale potrete discutere dei vostri problemi e sicuramente potrete trovare la soluzione che più vi è consona. Mi raccomando, non perdetevi mai di coraggio, anche nei momenti in cui sembra tutto difficile, troppi soldi per la sera, troppe difficoltà, se avete la passione, sicuramente i problemi saranno superati. È capitato mille volte a me e capita sempre, anche se mi posso considerare una persona fortunata, per aver avuto la possibilità di convivere con questa bellissima passione ormai per oltre 30 anni. Grazie del vostro tempo dedicato a questa chiacchierata.